voi. Allora, è il giorno dell'Eurogruppo, un Eurogruppo che è focalizzato soprattutto sul MES. Ne ha parlato questa mattina anche il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, in un'audizione in Commissione Bilancio, Finanze e Politiche di Camera e Senato. Le decisioni, ha detto, dell'Eurogruppo riguardano unicamente la riforma del MES e non in alcun modo il suo utilizzo. Un aspetto che credo sia importante chiarire sin d'ora è che le decisioni di oggi pomeriggio riguardano, e di questo processo, fino al 27 gennaio, poi ai processi di ratifica che potrebbero avvenire fino alla fine del 2021, tutto questo processo, riguarda unicamente la riforma del MES e l'introduzione anticipata del Common Backstop, oltre alla decisione sulla valutazione dello stato di salute e di rischio attuale delle banche europee. E vorrei sottolinearlo con forza, tutte queste decisioni non investono in alcun modo l'utilizzo del MES. La riforma del MES è infatti cosa distinta dalla scelta se utilizzare o meno il MES sanitario da parte dell'Italia. Su tale questione, come è noto, esistono posizioni diverse nel Parlamento e nella stessa maggioranza. E come il Governo ha sempre detto, ogni decisione a questo riguardo dovrà essere condivisa dall'intera maggioranza e approvata dal Parlamento. Siamo in collegamento con Giuseppe Di Taranto, docente della LUISS Guido Carli di Roma. Ben ritrovato, professore. Grazie, buonasera. Allora, abbiamo sentito anche le parole del Ministro dell'Economia. È più urgente, le chiedo, una riforma del MES oppure il suo utilizzo, come lo conosciamo oggi? Anche il Ministro oggi ha ripetuto come ci siano delle forti divisioni ancora sul suo utilizzo all'interno del governo e poi anche con l'opposizione. Mi pare che la linea di Gualtieri sia giusta ed opportuna. In questo momento noi dobbiamo aderire alla riforma del MES, anche perché non dimentichiamo che noi dobbiamo ricevere non pochi fondi dall'Europa. Però, come giustamente sostiene Gualtieri, aderire non significa chiedere il finanziamento del MES. E io sono perfettamente d'accordo per più motivi. Il primo, sicuramente questa linea di credito è una linea di credito agevolata, questo va detto per i 37 miliardi. È anche una linea di credito che ci costerebbe meno rispetto all'emettere un'uguale somma attraverso titoli pubblici. Però, e questo è il punto, accettarla significa anche accettare il regolamento del MES. Quindi, finché va tutto bene, nel senso che chiediamo questi 37 miliardi, riusciamo a restituirli senza intoppi, le cose restano in modo, come dire, equanime. Il problema qual è? Se noi non riuscissimo a restituire anche una sola rata di questo MES, noi entreremo in un meccanismo che è diabolico, perché secondo quanto ha deciso lo stesso Eurogruppo il 9 aprile scorso, quindi non molto tempo fa, noi siamo costretti poi a rafforzare tutti i nostri fondamentali, sia economici sia finanziari, e per la Commissione entriamo sotto un controllo di sorveglianza rafforzata, che potrebbe creare non pochi problemi al nostro paese. Ecco, Di Taranto, però ovviamente bisogna discutere sui tassi a cui noi ci finanziamo. Stiamo vedendo uno spread che si riduce sempre di più, i rendimenti dei nostri BTP a 10 anni che continuano a scendere, delle banche centrali, la Banca Centrale Europea che ha e avrà ancora una politica monetaria iperaccomodante. Allora, essendo comunque il MES un prestito e considerando questo calo continuo dei rendimenti del nostro decennale, tra qualche mese continuerà ancora effettivamente a convenire il MES, cioè il rapporto tra quanto risparmiamo e quello che, tra virgolette, rischiamo?
No, ma lei ha perfettamente ragione, anche perché accettare il MES significherebbe dare una prova in tutta Europa, visto che a tutt'oggi nessun altro paese l'ha accettato, una prova di debolezza. Questo potrebbe incidere direttamente nel far aumentare non di poco lo spread, se fossimo gli unici ad accettarlo. Ma mi faccia aggiungere qualche altra cosa che riguarda anche il Recovery Fund. Guardi che molti paesi a tutt'oggi non stanno accettando neanche la parte in debito del Recovery Fund. Questo dobbiamo chiarirlo molto bene. Sicuramente noi abbiamo bisogno di questi fondi, ma noi siamo ormai uno dei fanalini di coda dell'Europa. Quindi che vengano questi fondi anche del Recovery Fund, ma attenzione, non dimentichiamo che noi abbiamo uno dei debiti più alti dell'Unione Europea e che purtroppo in questo momento non possiamo fare a meno di questi fondi. Ecco, secondo lei si riuscirà a trovare un accordo sul Recovery Fund? Sappiamo di quelle che sono alcune posizioni rigide da parte dei paesi dell'Est Europa, dell'Ungheria, della Polonia. Oggi anche il Fondo Monetario Internazionale ha sottolineato nuovamente un ritardo sul Recovery Fund, danneggerebbe l'economia dell'Italia. C'è stato anche l'appello del Ministro degli Esteri Di Maio alle imprese, cioè ha detto serve il loro contributo. Si riuscirà in tempi brevi, perché questo è il vero punto, a trovare un accordo? Io sono certo che l'accordo si troverà anche grazie alla mediazione della Germania, però poi ricevere questi fondi dipende da noi. Dipende da noi perché? Perché noi dobbiamo stare a quelle che sono in questo caso le giuste condizionalità dell'Europa. Quindi noi dobbiamo impiegare questi fondi in inclusione sociale, in digitalizzazione e così via, infrastrutture e tante altre cose, perché questo ci richiede l'Europa. Poi non dobbiamo fare più interventi a pioggia, già con piani che sono, come dire, di breve periodo, ma dobbiamo fare interventi strutturali perché sempre questo ci richiede ormai la Commissione europea. Se non faremo questo, sicuramente noi rischieremo di non avere questi fondi perché sia il Consiglio europeo sia la Commissione possono bocciare i nostri piani. Quindi molto dipende da come il governo presenterà questi piani e poi li attuerà, perché la Commissione ci chiede anche un authority per la spesa di questi fondi. Grazie, professor Di Taranto, per essere stato con noi. Buona serata. Grazie a lei. Allora, oggi